Buongiorno, eccoci qui ai nuovi esercizi di Buongiorno Benessere, gli esercizi del risveglio. Adesso andremo a fare un po' di sessione per le gambe e quindi per rafforzare e mettere in moto l'energia della parte bassa. Sentiti bene radicato alla terra, senti gli alluci che scavano nel pavimento, la cima della testa che si allunga in avanti, il bacino morbido, le spalle sempre abbassate. Iniziamo con la posizione tratta dallo yoga, la posizione di Utkatasana, la sedia. Immagina di andare a sedere su una sedia, inspirando ti siedi sulla tua sedia, compensi il peso con le braccia in avanti, e espirando ritorni. Inspiri ed espiri. E se vuoi puoi andare un po' più su con le tue braccia, cercando però di non alzare le spalle. Quindi tieni sempre le spalle ben ancorate al dorso. Ancora alcune volte scendendo fino a dove ti senti, se senti che il tuo corpo vuole scendere un po' di più, mantieni sempre l'allineamento delle ginocchia coi piedi e la cima della testa allungata senza collassare col collo. Ancora alcune volte cerca di percepire la forza nelle gambe che inizia a circolare, ad aumentare un po', e man mano che respiro aumenta la sua frequenza, puoi aumentare anche la velocità del movimento oppure lentamente rallentarla un po'. Regola il tuo ritmo in base al tuo respiro. Espira mentre sali, inspira mentre scendi. Fino a ritornare e a lasciare oscillare il tuo bacino morbido avanti e indietro. Ogni volta che butti fuori l'aria, prendi un po' all'interno dell'ombelico, lasciando andare la retroversione con il coccige in basso e inspirando, ritornare in posizione neutra. Fino a che aprirai un po' di più le tue gambe, divaricale un po', spostando le punte dei piedi leggermente all'esterno e i piedi comunque il più possibile paralleli fra loro. Aprirai le tue anche, portando proprio l'articolazione dell'anca all'esterno. Stesso principio, braccia in avanti oppure lentamente verso l'alto, ma senza sollevare le spalle. Ed espirando risali. Quindi inspirando scendi, espiri e ritorni. Se vuoi puoi espirare anche attraverso il naso. Viso rilassato, spalle sempre abbassate, il collo morbido, senti la forza nei piedi e nelle gambe. Manda la tua energia lì, l'attenzione alla parte bassa e anche a tutti i muscoli erettori spinali, ai muscoli sotto alle scapole per ancorare bene le tue spalle al dorso. E mentre dalla posizione rimani nella posizione del cavaliere con le braccia avanti oppure intrecciando le tue mani verso l'alto. Lasciati respirare, oscillare un po' il coccige, sempre un po' di morbidezza nel bacino. E mentre riporti giù le braccia, scivoli a destra e a sinistra, spostando proprio il tuo bacino da un lato e dall'altro, allungando gli adduttori. Quindi scivola fino a dove il tuo corpo vuole arrivare, sempre piano piano. Puoi portare anche qua le braccia in avanti, senza però spostarti con la schiena, quindi rimani proprio in questa oscillazione del tuo bacino e nel lavoro sulle gambe. Fino a portarti di lato, rimanere in allungamento finché non senti bene l'adduttore, e da qua puoi sollevare anche la punta del piede. Se vuoi, appoggiare una mano a terra e anche l'altra, e sempre soltanto se ti senti comodo, scendere un po' di più. Fino a ritornare. A cambiare lato, appoggiare a terra l'altra mano se vuoi, sollevando la punta del piede e se te la senti scendere fino giù. Sempre in modo lento e graduale, però puoi rimanere anche un po' più su. Ritorno e lentamente appoggiando entrambe le mani sulle cosce, prima una e poi l'altra. Porta i piedi ben paralleli fra loro, allunga la schiena in avanti come per premere con le mani contro le cosce e appoggiando una mano e poi l'altra a terra. Sempre oscillando un pochino il bacino, appoggia bene i polpastrelli, apri le tue spalle, porta un braccio al cielo, espira, ritorna e cambia. Senti bene allungare le gambe. Inspira mentre apri, espira mentre chiudi. Fino a rimanere un istante là, appoggiati col braccio dietro la schiena, rimanere in torsione. Ritorna, piano piano riaccompagna i polpastrelli a terra,
Ruota bene il busto, apri la spalla, guarda il palmo della tua mano e avvolge alla fine il braccio intorno alla schiena. Ritorna e appoggia, se ce la fai avvolgi le mani dietro alle caviglie, portando la testa, la cima della testa verso la terra. E poi appoggiando le mani, ritorna con le braccia in estensione, avvicina un po' i piedi fra loro, piega le tue gambe, srotola la schiena rotonda, fino a sollevare la testa e riportare le braccia giù, ritornare nella posizione di partenza ma con le gambe unite. Un'altra variante della posa della sedia sempre per rafforzare le tue gambe. Gambe unite, attiva anche l'interno delle cosce, stesso movimento di prima, inspira, espira. Attiva anche l'interno coscia, stesso movimento delle braccia, sempre con le spalle ben abbassate. Ancora tre volte. E poi ritorna qua. Abbassa sempre le tue spalle, lascia che il coccio già oscilli un po', come nei movimenti dello yoga dinamico, fluido, morbido, in cui senti sempre il respiro coordinato, un piccolo movimento di mobilità profonda. Mentre sposti il tuo peso sul piede destro, stringendo l'addome, quindi come se dal l'addome facessi salire il piede sinistro, ti avvolgi il ginocchio al petto e se vuoi lo allunghi un pochettino. Inspirando, ritorni, sposti il peso sull'altro piede, espirando avvolgi, se vuoi ti prendi sotto ed estendi un po' la gamba fino a dove arriva. Inspiro, espiro. Fissa il tuo punto. Cerca di sentire l'alluce che scava nella terra mentre l'altro sale verso il cielo, nelle due opposte direzioni. Ancora una volta, da un lato e dall'altro. E poi ritorna e sciogli le caviglie. Fai la piccola marcia sul posto, come a spingere bene in alto un tallone e l'altro. E da qua andiamo a fare gli affondi dinamici. Quindi lentamente sposta sempre prima il peso. Scivola indietro con un piede, appoggi l'avampiede a terra e scendi in affondo. Espirando, ritorni in avanti. Sposto il peso dall'altro lato. Inspiri, espiri, scendi la giusta altezza del tuo affondo, quindi puoi rimanere anche un pochino più su e fare il passo leggermente più corto, oppure fare il passo più lungo e scendere più giù, in base al tuo grado di allenamento. E mentre continui con questo bel movimento dinamico, immagina due opposte direzioni, quindi mentre scendi in affondo porti le braccia al cielo, mentre espiri ritorni e chiudi, inspirando porti su anche le braccia, espirando ritorni. E gli ultimi due. Ancora sciogli anche un po' i tendini delle dita dei piedi che hanno lavorato, la tua base d'appoggio. Senti il tuo respiro che ritorna pian piano un po' più regolare. E divarica appena un po' le gambe, aprile circa la larghezza delle tue anche. E scendendo col bacino un po' da un lato, un po' dall'altro, scivolando destra e sinistra. Inspirando, sollevi il braccio al cielo, espirando, mezza luna laterale dinamica. Anche qua inspiri mentre allunghi, espiri mentre inclini il busto di lato. Puoi portare anche le tue braccia unite in alto se vuoi aumentare un po' l'intensità. Quindi scendendo con le braccia unite, senti un po' meglio il coinvolgimento, l'attivazione dei muscoli addominali, anche se è un po' più tesa per le tue spalle. Quindi regolati bene in base alle tue possibilità, ancorando sempre le spalle in basso. Ultimi due, fino a tornare a riabbassare le braccia, portare un braccio al cielo,
portando la mano fra le scapole, l'altro braccio si apre all'esterno, intravuotando la spalla, come andate ad afferrare le mani dietro. Se non ci arrivi non importa, senti le tue spalle che si aprono, i tricipiti che si allungano, tutta la muscolatura della parte del fianco, respira. Mentre ti allunghi nelle opposte direzioni, scendi e cambio, sempre con ampio movimento, come per prendere spazio con l'articolazione delle tue spalle, il collo il più possibile libero, respira lungo. Mentre ti allunghi nelle opposte direzioni e rilasci. E per rilasciare bene le spalle e le braccia che hanno lavorato, in un piccolo e morbido movimento dello sciatore, lascio scendere le braccia. Fai tre bei respiri anche profondi, aprendoti al cielo e chiudendo le mani al cuore. Espira, inspira, espira. Ultimo. E ti prepari per entrare a fluire in questa meravigliosa giornata. Buona giornata.